Nostra chiusura al touchscreen dedicata all'informazione nazionale ed estera su Sky TG24. Il Regno Unito, nave carica di nitrato di ammonio davanti alle coste del Kent, si rischia l'esplosione. Il cargo battente bandiera maltese è salpato 2 mesi fa dalla penisola di Kola nel nord della Russia con un carico di fertilizzanti a rischio esplosione e ora ormeggiato a ridosso delle coste inglesi in attesa di riparazione. Il Medio Oriente su TGcom 24 e Libano, militari Israele colpito quartiere generale di Hezbollah a Beirut, esplosione rade a solo 6 edifici, salvo Nasrallah, l'obiettivo del raid. Netanyahu attacca l'ONU e definisce l'organizzazione una palude antisemita e avverte: se l'Iran ci attacca colpiremo. All'Assemblea delle Nazioni Unite alcune delegazioni escono all'arrivo del premier israeliano. Sull'Ansa, la regione Sicilia per la cronaca, lo stupro di gruppo, chiesti 12 anni per 5 imputati, gli abusi a Palermo, pena minore sollecitata per il sesto ragazzo. Sull'ADN Kronos, lutto nello sport, ciclismo, dramma ai mondiali di Zurigo, Muriel Führer muore a 18 anni dopo una caduta, la ciclista elvetica era caduta ieri durante la gara su strada femminile juniores.